entrare nel merito veramente della persona, eccetera. Però avere in questa fase in cui serve una distensione, l'ha detto adesso il segretario di Stato Celli, una distensione per dare fiducia al sistema bancario, avere un sindaco di governo che farà parte dell'assemblea in quanto il CDA della Cassa di Risparmio è a maggioranza nominato al Consiglio Grande Generale, che ha una causa in corso contro Cassa di Risparmio, non sia un atto distensivo. Ripeto, non ho nulla contro la persona, ma vi chiedo di rivedere questa nomina, perché credo che soprattutto su questo elemento qua, degli elementi di criticità, forse addirittura degli elementi che vanno oltre questo, no? Che magari possono avere anche degli strascichi di altra natura, ci possano essere, perché all'interno dell'Assemblea il sindaco di governo può fare domande e ovviamente deve ricevere risposte, ecco, nel momento in cui c'è una causa in corso. Sulle considerazioni che invece ha fatto il segretario di Stato sulla ipotesi di una cassa di risparmio che potrebbe configurarsi come una specie di cassa depositi e prestiti, non lo so, è un elemento di ragionamento, ecco, mi piacerebbe molto affrontare la questione e credo che sarebbe il caso appunto di ragionare quale possa essere e debba essere il futuro di questo istituto, che non c'è dubbio che sia un istituto sistemico. Altro elemento, la sensibilità Banca Centrale, no? Il segretario ha parlato di sudditanza, io non sapevo la cosa che è stata detta in questo momento da Valentini, ma insomma al di là di quella, ripeto, io credo che il governo debba quantomeno richiedere, o anzi pretendere da tutti gli enti che sono partecipati dallo Stato e anche dagli enti che ricevono finanziamenti dallo Stato, quindi intendo anche gli istituti bancari privati nel momento in cui indirettamente hanno ricevuto più o meno tutti, insomma, il credito d'imposta, deve pretendere quantomeno il rispetto di norme precise. Ecco, in questo caso ci sono elementi che non vengono rispettati, norme che non vengono rispettate. Io credo che su questo il governo abbia il dovere di richiedere il rispetto delle leggi sul tetto degli stipendi, ad esempio per quello che riguarda la dirigenza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Mi piacerebbe anche capire come mai fino ad oggi si era soliti entrare in Banca Centrale attraverso dei bandi pubblici e come mai invece nell'ultimo anno sono state attivate tante consulenze su nomina diretta del Presidente. E un altro elemento di forte criticità, io non parlo di sudditanza, però ovviamente se non si interviene su questi elementi, che sono elementi sui quali deve intervenire un governo, non dico che qualche sospetto viene, ma una debolezza nei confronti di quell'istituzione evidentemente appare, ovvero la questione di stabilire che su una serie di politiche che sono anche quelle ispettive per quello che riguarda la QR, le linee guida devono essere indicate prima di iniziare le ispezioni. Le ispezioni che devono essere fatte nelle banche devono avere un iter che è identico in tutti gli istituti bancari, altrimenti anche l'esito non sarà lo stesso. E quindi anche questi sono elementi di criticità sui quali io non parlo di sudditanza o di altro, dico semplicemente che il governo ha il dovere di intervenire. E sulla grande sensibilità nei confronti dell'ABS, adesso io rimando al mittente la battuta del segretario, io credo di avere sensibilità nei confronti di istituzioni che in questo momento non si parlano e, come ho cercato di dire nell'intervento, se riusciamo a risolvere il problema del sistema bancario lo riusciamo a risolvere solo se tutti gli istituti bancari, la Banca Centrale e il Governo, si mettono insieme nello stesso tavolo. Non può essere fatto un salvataggio contro qualcuno o in assenza di qualcuno. Ecco, questo è il mio elemento di criticità. Poi non piace il presidente attuale dell'associazione bancaria, lo si dica apertamente, si chieda alle banche di cambiarlo, fate quello che volete, a me che me frega, cioè, non è, voglio dire. Però credo che non possa essere questo un elemento che impedisce, perché poi anche questo va detto. Nel momento in cui stavamo scrivendo l'ordine del giorno
quello poi della centrale dei rischi nella finanziaria, a un certo punto tutto trafelato, un membro della maggioranza viene correndo da me e dice: questa frase la dobbiamo cambiare, dico: ma perché? No, perché l'ha detta quasi uguale il presidente dell'ABS, vedo che si ricorda, no? È uguale il presidente dell'ABS. E dico: ma cambiatela, a me cosa mi interessa, va bene. Però, voglio dire, forse c'è una preoccupazione persecutoria, ma non certo mia, che queste persone, voglio dire, le ho viste una volta in vita mia in un incontro ufficiale. Voglio dire, forse ci sarà da parte di qualcun altro una sorta di timore, ecco, ma vanno esternati e vanno risolti questi problemi. Ripeto, non può essere una antipatia nei confronti di una persona che impedisce o non spinge il governo a fare in modo che le istituzioni dialoghino fra loro, soprattutto in un momento in cui dobbiamo risolvere il problema del sistema bancario. Vengo all'ordine del giorno presentato da San Marino prima di tutto. Allora, noi ovviamente condividiamo in assoluto la richiesta di polverizzare le partecipazioni, cioè di fare in modo che un aumento di capitale avvenga attraverso una l'offerta al pubblico di azioni nominative, e che però non possono superare una certa percentuale. Lo siamo non da oggi, ma appunto dall'ordine del giorno che noi abbiamo presentato a gennaio 2016, dove chiedevamo proprio un'apertura all'azionariato popolare. Non potremo però votare questo ordine del giorno così com'è, perché ci sono alcune premesse che sono evidentemente dal nostro punto di vista contraddittorie, cioè quando si richiama il ruolo centrale di Fondazione Cassa di Risparmio, che mi pare sia fuori da ogni tipo di logica, proprio come dire, nel momento in cui appunto il capitale non è attinente loro, e il richiamo appunto all'ordine del giorno del 2016, quello approvato dai famosi 38 e dagli astenuti che erano astenuti perché erano favorevoli, che non richiamava nessuna forma di azionariato popolare. Per cui, se io a questo punto chiederei alla maggioranza, visto che non si è espresso nessuno, se la maggioranza ha intenzione di ragionare su questa ipotesi di frammentazione dell'azionariato, di modo che non ci possano essere figure dominanti all'interno di Cassa di Risparmio, però appunto ridiscutendo queste due premesse che non sono dal nostro punto di vista non sono accettabili, noi diamo la disponibilità a ragionarci. Se la maggioranza, il governo dicono che non gli interessa ragionare su questo, non facciamo perdere tempo all'Aula e ovviamente voteremo contro questo ordine del giorno.